Iniziamo ad impostare il movimento Double Thumb con il pollice. Si tratta di ottimizzare due movimenti, pollice in giù, segnato come D down, e pollice in su con la U up. Guardate bene, praticamente il pollice non colpisce come nello slap tradizionale in cui io arrivo dall'alto e schiaffeggio la corda, ma è molto più simile alla tecnica, se vogliamo, del plettro, in cui si arriva nell'altro senso. Guardate bene nel primo piano, il pollice, anziché arrivare dall'alto, arriva da sopra, colpisce la corda e va a finire la sua corsa nella corda che sta sotto. Ok? È molto importante questa cosa. Scendete giù, poi quando siete arrivati, avete appoggiato la corda, allora il movimento ritorna su e ricolpisce la corda verso l'alto, avendo questo doppio movimento, quindi giù e su, sulle altre corde. Chiaramente sulla corda di Sol non posso appoggiarmi su nessun'altra corda, ma il movimento comunque è praticamente lo stesso. Prendiamo un plettro, vediamo, il movimento che fareste utilizzando il plettro è questo. Ed è molto simile proprio a quello che facciamo in Double Thumb. Anche come resa sonora è abbastanza simile, mentre nello slap tradizionale era proprio concettualmente diverso il movimento di base del pollice. Poi in questo metodo comunque vedremo che molto spesso andremo a fondere il double thumb con colpi di slap tradizionali, mentre chiaramente faremo anche il pluck, invece quello rimane praticamente uguale. Vediamo l'esercizio nello specifico. Si parte con delle ghost note, vengono fatte sulla corda di Mi, di La, di Re e di Sol. Quindi quattro colpi, giù, su, giù, su, cambio, giù, su, giù, su. Questo andata e ritorno proprio soltanto per familiarizzare con il movimento giù e su. In un secondo momento andiamo a mettere le note. Le note sono La, Re, La, Sol, Re, La. Quindi siamo nella zona tasto 5 e tasto 7. Partiamo tasto 5, corda di Mi, La. Poi andiamo a Mi, tasto 7. Tasto 7, corda di La, poi tasto 5, sempre corda di La, prendiamo il Re, poi di nuovo il La acuto, tasto 7, corda di Re, tasto 5, corda di Re, tasto 7, corda di Sol, poi saltiamo la corda, andiamo di nuovo a prendere il Re in tasto 5, corda di La, e poi tasto 7, corda di Re. Proviamo a farlo insieme piano. Esercitatevi a velocità molto basse e poi pian pianino portatelo su. Vediamo l'ultimo esercizio propedeutico, dove inizio a dover controllare con la mano sinistra la nota, quindi decidere se suonarla o farla diventare una ghost note. In questo caso è come l'esercizio di prima, soltanto che devo colpire due volte, fare la nota, quindi il primo movimento down e up, faccio sentire il La. Negli altri due faccio delle ghost note, quindi con la mano sinistra alzo leggermente in modo da non far risuonare una nota. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
proviamo a farlo con una batteria insieme. Uno.